Buongiorno a tutti e benvenuti. In questo video vi farò vedere come realizzare questo ciondolo. Questa è la sua forma, a me piace proprio tanto e ho scelto di realizzarlo con dei altri colori però. E poi vi farò vedere anche l'elenco dei materiali. Spero che anche a voi piaccia altrettanto e che lo realizzerete in tanti. Allora, i materiali necessari sono le Super Duo. Io ho scelto queste nere perché a mio avviso, e poi la mia opinione, utilizzando una base nera, come vedete anche qui, il lavoro che faccio sopra rende di più che non utilizzare il Super Duo di un altro colore. E voi farete come volete, provate intanto a fare con le Super Duo nere, vedete, magari vi piace anche a voi. E poi un rivoli da 14 mm. Dopodiché del toho 11.0, del toho 15.0, delle 8.0, vedete qui, e poi l'ultimo giro che io, come vedete anche qui, ho utilizzato un altro colore, non è nero, ho scelto queste arancione così, ma sono le super 1 perché non ho bisogno del foro. Poi sinceramente non è che mi piace tanto che si vedano questi fori qua e che non vengano utilizzati. Poi vedrete che è più bello il Super 1 se le avete, se no vanno bene anche le Super 2. E poi dei cipollotti, non cipollotti, delle olivine. Questi sono da 7x3. E poi anche delle... Questi sono dei Swarovski, dicono Swarovski da 3 mm, perché abbiamo bisogno quando verrà incastonato le rivoli. E qui, come vedete, ho realizzato già per abbinare al ciondolo dei orecchini, e anche il ciondolo sarà la stessa colorazione. E come vedete qui, messo i bicone Swarovski per dare un po' di più di luce, anche perché il mio Rivoli è in resina, è bellissimo, però non ha tantissima luce. E poi dopo faremo anche gli orecchini. Allora, per ago e filo, io come filo utilizzo come sempre il quello trasparente da 0,17, e il lavoro si inizia con 12 Super Duo chiuse a cerchio più volte, passate più volte. Dopodiché, tra ogni Super Duo bisogna inserire una 8,0 che ho già fatto. Adesso, tra ogni 8,0 dobbiamo inserire 3 11,0. Vedete così. Non vi preoccupate se vedete che il lavoro è così, non è piatto. E poi vedete, con me questo verrà a mettersi a posto. Allora, tra ogni 0 una 11,0, dopodiché, quando avete finito il giro con le 3 11,0, bisogna salire nella punta, vedete? Qui, che è questa pallina che sporge, ecco, e ci vediamo lì. Come vedete, ho finito il giro, sono uscita da questa perlina, da questa 11 che sporge,
adesso tra ogni queste punte che le vedete dobbiamo inserire 2x2. Questa base che si fa adesso con le super 2 è simile al ciondolo Floris, però ecco, per non rimandarvi lì, ho deciso di farla, ecco, rifarla un'altra volta. Adesso vedete, tra ogni queste punte bisogna inserire 2x2, dopodiché, finito il giro, dobbiamo salire nella prima super 2 nel foro alto del gruppo da 2. Bene, ci vediamo lì. Adesso saliti nella prima super 2, vedete, tra queste super 2 dobbiamo inserire altre 2 super 2, così, e andiamo direttamente nell'altra super 2 che si trova subito dopo, vedete? Entriamo così senza mettere niente. Adesso altre 2 ed entriamo anche nell'altra. Controllate bene prima le super 2 se hanno tutte e due fuori, perché poi può essere che nel giro che deve venire trovate che non c'hanno i fori. A me è successo, poi bisogna disfare da un po' di rabbia, ecco, vedete? Allora, tra ogni super 2 dobbiamo mettere altri 2 super 2 e passare subito all'altro gruppo senza mettere niente, così per tutto il giro. Dopodiché bisogna salire sempre in questa prima super 2 del gruppo nel foro alto, ci vediamo lì. Eccomi, ho finito il giro, sono salita nel foro alto dalla prima super 2 del gruppo. Come vedete, anche il lavoro si è appiattito perché con questo giro, come dicevo prima, si mette a posto. E adesso dobbiamo inserire sempre 2 super 2, vedete? E tra un gruppo e l'altro, cioè tra questa super 2 e quest'altra del gruppo da 2, dobbiamo inserire una 8-0. Così. Adesso 2. Vedete? Adesso una 8-0. Sempre così per tutto il giro. Vedete? Ricordatevi qui, quando è da inserire la ultima 8-0, dovete entrare qui in questa super 2, non sopra. Vedete bene? Così si completa il giro, entrando nella super 2 di sotto qui. E faccio il giro, ci vediamo. Allora, eccomi, devo inserire la ultima 8-0. E voglio farvi vedere come si chiude un giro. Vedete, ho da inserire la 8-0. Devo collegarmi con questa super 2, vedete? E questa del mio giro, perché anche una mia amica, quando all'inizio sbagliava e metteva qui sopra, e no, non va lì perché non è corretto, va qui sotto, vedete? E in questo modo si chiude il giro. Entrate anche nell'altra, vedete? Così. E poi nell'altra passate un po' le perline. In questo modo si stringe il lavoro, si chiude il lavoro, il giro per bene. E adesso saliamo nel foro alto. Così. Adesso questo giro
Tra le super duo, queste vedete che questa fila, dobbiamo mettere sempre due super duo, così, e tra i gruppi un bicono da 4, che adesso mi sono ricordata che non vi ho detto che fa parte di questo progetto, anche i biconi da 4 mm. Questo mio è un colore rosso quasi burgundia ed è un bicono di cristallo cinese, non è Swarovski. E ci colleghiamo con altro gruppo delle super duo. Ecco che è andato così. Vedete? Due per due. E adesso il picono da 4. Ci colleghiamo con l'altro gruppo qui. Vedete? Così per tutto il giro. Ci vediamo dopo. Eccomi. Adesso, come vedete, sono salita sempre nella prima super duo del gruppo, nel foro alto, e adesso dobbiamo inserire super 1 o la super duo dell'altro colore, vedete? Solo una. Entriamo nell'altra super 2 e usciamo. Adesso prendiamo 3, 15, 0. Io ho scelto il colore mela ed entriamo nel bicono e usciamo dal bicono. Entriamo e usciamo dal bicono così. Vedete? Così. Adesso prendiamo alte 3, 15 ed entriamo, vedete, in questa 8-0 che si trova proprio sotto il bicono, nella 8-0, così. Adesso prendo altre 3-15-0 ed entro nel bicono ed esco dal bicono, vedete? Altre 3-15-0. E vado nella prima super duo, nel foro alto qui, così, vedete? Adesso la super 1 e facciamo quello che abbiamo fatto prima con le 15-0, così per tutto il giro. Allora abbiamo 3, 15. E andiamo dentro nel bicono e usciamo dal bicono. Tre, 15. Ed entriamo nella 8-0 dall'alto così. E usciamo dalla 8-0. Adesso 3, 15. Ed entriamo nel bicono. Adesso 3:15 ed entriamo nella super duo. Vedete? E adesso abbiamo la super 1. Così. E dobbiamo fare così per tutto il giro. Ci vediamo dopo. Eccomi, ho finito il giro. Come vedete, prende forma piano piano. E adesso, finito il giro, dobbiamo uscire da questo super 1, vedete?
E adesso facciamo così questo giro. Prendiamo 3, 11, 0, l'olivina e altre 3, 11, 0. Vedete? Così. Ed entriamo nella 8, 0 che si trova qui di fronte, vedete? Ma dall'alto, così. Vedete? Adesso prendiamo 2, 11, 0 ed entriamo nella terza 11, 0 che si trova vicino all'olivina. Entriamo anche nella olivina ed usciamo dalla prima 11, 0, vedete? Che si trova vicino. Tirate sempre bene. Adesso prendiamo 2, 11, 0 ed entriamo da quest'altra parte. Entriamo nella super 1. Entriamo anche nella super 2 sotto. Entriamo poi anche nelle 15, 0. Vedete? Così. Adesso entriamo nelle 15, 0. Nel picono, perché dobbiamo arrivare a uscire sempre dalla super 1 e tirate bene. Entriamo nelle 3, 15, tirate sempre bene finché arriviamo a uscire dalla super 1. Mette così. Adesso prendiamo 3, 11, sarà uguale per tutto il giro. L'olivina è 3, 11, così. Ed entriamo in questa 8, 0 dall'alto. Tirate sempre bene, è importante, così. Adesso prendiamo 2, 11 ed entriamo nella 11, 0 vicino all'olivina, entriamo nella olivina e usciamo dalla prima 11, 0 che si trova vicino, vedete? E tirate bene. Adesso dobbiamo prendere 2, 11, 0 ed entriamo nella super 1 e anche nella super 2. Tirate bene. Vedete? Tirate sempre bene, vedete? E così per tutto il giro. Ci vediamo dopo. Ecco, amiche, ho finito il giro. E una volta quando uscite qui, che avete finito il giro dalla super 1, tornate in giù per queste perline tra l'olivina, passate dalla super 2 finché uscite dalla 8-0 qui, vedete? Adesso tra una 8-0 e l'altra dobbiamo inserire 5 toho 11, perché qui andremo a incastonare il rivoli, vedete? Tra ogni 8 0 5 così, ok? Ci vediamo quando abbiamo finito il giro. Eccomi, adesso finito il giro, dobbiamo entrare tra le perline in quel gruppo da 5 e uscire dalla terza perlina. Vedete? Adesso la terza del gruppo da 5 fa da punta perché è nel mezzo. Bene, adesso tra ogni queste punte dobbiamo inserire un picono da 3 mm. Vedete? Adesso vedo, questa è la terza perlina, mi collego alla terza perlina. Così. Prendo un altro picono
e mi collego alla terza dell'altro gruppo. Vedete? Adesso prendo un altro bicone. Siccome queste sono nere, magari non è tanto visibile, ma si capisce dalle parole, no? Mi collego alla terza, vedete? E così per tutto il giro, quando avete finito il giro, inserite il rivoli e tirate bene. E ci vediamo dopo. Allora, come ho finito il giro, dopo che avete inserito i biconi, andate a fare un altro giro, anzi forse meglio ancora due giri, passando solo nei biconi, così il rivoli viene ben stretto, vedete? Come vedete, alla fine questo ciondolo viene ben compatto e non è difficile da realizzare, anzi, si può dire facile, basta seguire bene i passaggi. E questo è l'orecchino che ho realizzato per abbinare e spero che piaccia anche a voi. Domani seguirà il tutorial per questi orecchini. E come vedete si possa realizzare anche una parurgo così, no? Collegate tra di loro, oppure io lo vedo bene anche come braccialetto, così. Che ne dite di fare qua una fascetta con le super duo? A me piace anche come braccialetto. E questo è tutto per oggi, spero che piaccia anche a voi e a presto, anzi a domani con il tutorial dei orecchini. Grazie, ciao ciao ciao.